Dal 4 al 9 giugno San Daniele diventa la capitale del ciclismo. Si organizzano tantissime iniziative durante questi 5 giorni. La prima, questa sera alle ore 20:30 ci sarà una corsa, We Like Bike, in cui tantissimi protagonisti del Giro d'Italia, la Vuelta e il Tour de France si sfideranno per ovviamente raggiungere il primato di questa prima edizione di questo evento. C'è anche un museo che andremo a vedere, tantissime sono le iniziative proposte, andiamo a conoscere i protagonisti e ovviamente tutto il programma di questa iniziativa. C'è anche una mostra, l'Italia in bicicletta, una mostra davvero particolare, l'unica in Italia, andiamo a scoprirne di più. San Daniele la capitale del ciclismo per questa settimana. È una settimana dove San Daniele è al centro dell'attenzione proprio per il ciclismo. Qui siamo al museo che abbiamo allestito all'interno della chiesa di Sant'Antonio Abate, un museo itinerante che contiene cimeli provenienti da 23 dei 34 musei del ciclismo presenti in Italia. Abbiamo pezzi rarissimi, pezzi eccezionali, dalla bicicletta di Moser, del record dell'ora, alla bicicletta di Coppi, alla bicicletta di Bartali, alla Bottecchia del 23, quindi abbiamo veramente grandi, grandi cimeli. Poi abbiamo anche la bicicletta di Pantani. È una settimana incentrata sul turismo e sul cicloturismo e parte con un'iniziativa che è quella della gara della Kermesse tra i campioni, reduci del Giro d'Italia, quindi Nibali, Viviani, Masnada e tanti altri. E ovviamente anche tanti amatori appassionati di ciclismo. Certo, perché questo serve a far puntare i riflettori su San Daniele, ma sul San Danielese in generale, quindi sul territorio collinare, per evidenziare che noi abbiamo un'infrastruttura di percorsi, ne abbiamo individuati ben 16, per gli amatori, quindi per chi non è professionista, per chi fa la scampagnata la domenica, per chi usa le bike, quindi anche la pedalata assistita. Un'infrastruttura che noi abbiamo qui da decenni, in qualche percorso anche da quasi un secolo, che è solo da riscoprire. Noi lo vogliamo mettere in evidenza facendo puntare i riflettori su San Daniele con questi eventi di peso. Sarà una bella sfida e questa gara come si sviluppa? Beh, la gara diciamo che è una gara a spettacolo preceduta invece da delle competizioni per giovani, perché abbiamo voluto mettere insieme sullo stesso percorso giovani e campioni, anche per gratificare questi nostri ragazzi che si avvicinano a uno sport così bello e così anche impegnativo e faticoso. Per fare che cosa? Per fare in modo che poi, finita questa settimana, i percorsi sono qui, fissi, sempre, tutto l'anno, per cui aspettiamo tanti turisti, tante persone che vogliono avere un turismo lento, un turismo per godere un territorio meraviglioso che è quello collinare, e quindi passare da noi alcune giornate pedalando e conoscendo. Ovviamente questa sera è la serata di punta, però ci sono tantissime iniziative anche durante i prossimi giorni. Beh, abbiamo anche tutta una serie di iniziative che riguardano il cinema sul ciclismo, quindi avremo degli incontri con dei commentatori del ciclismo, con dei campioni, fra i quali Moser ad esempio. Ci sarà in anteprima il film su Pantani, presentato qui a San Daniele. Ci sarà in anteprima anche il sunto del Giro d'Italia appena concluso, quindi tutta una serie di iniziative per fare in modo di sottolineare quanto la bicicletta e San Daniele siano legate. Quando dico San Daniele però intendo non solo la nostra città, il territorio collinare in generale, perché San Daniele è grande, perché appartiene al centro di un territorio fantastico e stupendo.
E all'interno di questo museo ricchissimo di cimeli troviamo anche delle biciclette antiche molto particolari. Vediamo tre nello specifico. La prima, questa funziona a cardano, infatti come vedete non c'è una vera e propria catena, si deve pedalare ma non c'è una catena che aiuta le ruote a girare. Questa, un altro pezzo molto particolare in cui per effettuare dei tratti in salita bisogna pedalare al contrario grazie a queste due rotelle. Concludiamo con un'ultima bicicletta, questa funziona a stantuffo, infatti come vedete non si deve pedalare perché non c'è una rotella in avanti che permette di far funzionare una catena, ma semplicemente si alzano su e giù i piedi senza pedalare. Abbiamo quindi menzionato più di una volta Pantani e la sua bicicletta, adesso ci avviciniamo a chi effettivamente ci racconterà qualche aneddoto riguardo la bicicletta e anche ti chiedo qualcosina dopo rispetto alla tua esperienza. Sì, certo, la bici Pantani ho avuto il privilegio dal 97 al 2000 di essere compagno di squadra durante le vittorie del 98 del Giro, del Tour. E poi ho avuto il privilegio di avere come Marco Pantani come gregario nel 2000, quando ho vinto il Giro d'Italia. Questa è la bicicletta con cui Marco ha corso e vinto il Giro del 98, il Tour del 98. E successivamente è andato a conquistare anche proprio il Tour, che è stata un po' l'accoppiata Giro-Tour, quella che non si riesce più a fare perché è qualcosa di incredibile. Mentre quell'altra è una bici del 2003, quando già non ero compagno di squadra di Pantani. Però senza dubbio quando c'è Pantani c'è sempre un'atmosfera differente, a distanza di anni è sempre ricordato come Pantani. Ci racconti il tuo giro da campione del giro? Quale giro? Quello che ho vinto? La tua esperienza, assolutamente sì, ovviamente. Ma sai, è stato un giro particolare, io ho corso 17 giri d'Italia, l'ultimo a 40 anni e quell'anno Marco non doveva correre, era l'anno 2000, negli ultimi giorni mi hanno detto alla squadra: Marco viene a correre il Giro d'Italia, perfetto, però io mi ero già preparato e avere come compagno di squadra Pantani comunque era una cosa abbastanza pesante. E siamo partiti come co-capitani e dopo la strada ha detto che Garzelli era più forte quell'anno e ho avuto il privilegio che sull'Isoar mi ha fatto da gregario, qualcosa che penso nella storia del ciclismo non è mai successo, che Marco abbia fatto da gregario, e questo sicuramente mi riempie d'orgoglio e dico sempre grazie a Marco, ho potuto acquistare all'ultimo giorno il Giro d'Italia del 2000. San Daniele è diventata la capitale del ciclismo per questa settimana, ha delle iniziative davvero molto importanti che uniscono sia professionisti ma anche ovviamente gli amatori, quelli che corrono per passione. E soprattutto i bambini, sì, che sono la base, perché i futuri Nibali, i futuri Ciccone, i futuri Froome hanno tutti iniziato da bambini, quindi anche bisogna fare complimenti a San Daniele Friuli per questa manifestazione, che partendo anche dai ragazzi, dai bambini, che li mettono a confronto, li fanno pedalare su questo chilometro che però dopo faranno i professionisti, quindi sono ricchi di emozioni e complimenti veramente, perché non è facile raccogliere innanzitutto tutte queste biciclette. Tra poco inizierà un circuito con grandi campioni del Giro d'Italia, tra cui Vincenzo Nibali, Eli Viviani, Bettiol, che ha vinto il Giro delle Fiandre, una corsa importantissima in Belgio, quindi complimenti senza dubbio. Ragazzi, li vedete, sono pronti per accompagnare i big su tutti, ovviamente Nibali e Viviani, sono emozionatissimi, sono anche già pronti a pedalare per portarli alla partenza e pedalare insieme ovviamente.
I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. Allora Vincenzo, secondo classificato al Giro d'Italia, l'esperienza è andata bene come te l'aspettavi? No, beh, diciamo che è andato molto bene perché ce l'abbiamo prefissato un obiettivo, mancato di pochissimo e arrivato su questo secondo posto, quindi alla fine siamo contenti anche di questo risultato perché comunque lottare per 21 giorni non è stata una cosa semplice. Decisamente no. I tuoi progetti per il futuro? Domenica prima di tutti ci sarà il Gran Premio di Lugano, città di Lugano, poi i campionati nazionali e successivamente andremo al Tour de France. Quali sono le tue prospettive, i tuoi piani futuri, i tuoi progetti, le tue aspirazioni? Ma vediamo, intanto dopo città di Lugano penserò un po' a recuperare e successivamente vedremo un po' l'avvicinamento anche verso il Tour. Una gran bella iniziativa anche qui a San Daniele del Friuli in cui voi professionisti correte con degli amatori appassionati di ciclismo. Ma è veramente molto bello perché io poi qui non ero mai stato e ho trovato è una cittadina veramente molto molto bella e qualcosa veramente anche un po' come dire di familiare. Abbiamo potuto assaggiare il tipico San Daniele proprio di qua, che è qualcosa di eccezionale e niente, è una bella giornata e ora vedremo di divertirci un po'. Sei arrivato quarto, mi hai detto, nel dietro le quinte. Com'è andata quindi? Ti sei divertito? Sì, tanto. Era molto dura la gara, però dopo l'ho finita bene. Benissimo. Chi è il tuo preferito qua? Chi se la caverà bene? Ciccone. Com'è iniziata la passione? Allora, la G1 era una gara di mountain bike. E Carlo, il nostro allenatore, no? E mi ha chiesto se voleva, allora io ho risposto di sì. Quindi è iniziato un po' per caso, però hai visto che ti è piaciuta. Sì, sì. Chi è il tuo preferito qua tra i ciclisti? Viviani. Tu invece sei più piccolino di lei, quanti anni hai? 8. Hai 8 anni. Da quando hai iniziato a correre in bici? Da quando tipo sono andato in mountain bike e mi è piaciuto molto e mio padre ha detto che forse potevo fare ciclismo e ho iniziato a fare ciclismo. Chi ambisci a diventare tra i corridori qui che abbiamo, i ciclisti? Vincenzo Nibali. Ovvio, ovvio, sempre in bici. Sempre in bici, però non stai pedalando in questo momento, sei un appassionato? Come no, certo, certo, sono qua per questo. È appena iniziata la gara, pronostico, il favorito, c'è Nibali. Sì, c'è Nibali e si deve tifar Nibali. Però c'è anche Fabbro che comunque è forte, friulano e magari qua a San Daniele vuole vincere. Ci proverà. Appassionati di ciclismo? Sì, sì. Piace vedere le corse, stanno passando in questo momento i ciclisti, c'è un favorito?
Beh, ovviamente Nibali, no? Ma sì, dai, un po' tutti, noi siamo appassionati. Lui è un ex ciclista addirittura, quindi... Ah, tu sei un ex ciclista? Un ex ciclista, sì, di anni fa. Tu è partita come una passione, poi dopo? È diventato quasi un lavoro, poi ho dovuto smettere, dilettante, così, ho scelto di smettere e basta. Una gran bella iniziativa quella di oggi qui a San Daniele, no? Sì, sì, speriamo sia una bella corsa, adesso vediamo come si comportano. San Daniele? Non è stato semplice perché poi lo strappo qui era duro e non c'era tempo di recupero. Viviani stava molto bene, ha provato ad anticipare un attimo perché sai, sono arrivo un po' così e più adatto un po' più a scalatori. Io sono riuscito a entrare nella prima curva davanti e il Bettiolo non ha trovato spazio per passare e mi sono ritrovato qui a braccia alzate. Ragazzi, com'è andata questa corsa? È stata impegnativa? Sì, è stata molto dura, il circuito molto difficile con lo strappo finale, però dai, è stato bello. Quali sono le tue percezioni rispetto alla gara? Come dice Giulio, è stata davvero dura, davvero un bel circuito, nervoso, con tante curve, ci siamo divertiti, dai. Una gran bella competizione, quindi. Ah, sì, dai, da ripetere sicuramente. Da ripetere anche per te la competizione? Come? Se è da ripetere anche per te la competizione? Assolutamente sì, una bellissima serata e di serate come queste ce ne vorrebbero anche di più. Soprattutto gran bel pubblico caloroso. Assolutamente sì, queste sono le serate più belle per stare a contatto con la gente. E anche il tempo è stato favorevole, ovviamente vi ha aiutato. Sì, dopo un giro all'Italia abbastanza bagnato e freddo, finalmente è uscito il caldo, per noi ciclisti... meglio insomma correre, andare in bicicletta col caldo, quindi ne siamo ben contenti. Ma l'applauso va rivolto a tutti!